Carissimi, bentornati nel nostro antro per parlare oggi di una storia. Una storia riguardante un amico. Un amico che tutti abbiamo avuto o ancora oggi abbiamo nelle nostre vite. Un amico che per colpa di scelte sbagliate, per colpa di cattive compagnie, si isola dal mondo ed inizia a cambiare. Un amico che esige addirittura di essere chiamato in modo diverso anche dai suoi amici più intimi o familiari. Se qualcuno si chiede quale possa essere la causa di questi cambiamenti, ricordatevi che frequentare ingegneria fa questo e altro. Ma scopriamo a fondo tutte le sfaccettature del nostro vecchio ma anche nuovo amico, l'ingegnere Ximox. Nella stanza in cui ritroveremo il nostro caro ingegnere ci sarà anche una reliquia che lui stesso sta studiando per carpirne e rubarne i segreti. Questa reliquia, nel corso della battaglia, ci darà molti problemi, poiché utilizzerà l'abilità più letale dello scontro, gli anelli della Genesi, dei cerchi di luce che appariranno al centro della piattaforma e potranno partire sia dal centro che dall'esterno. Per capirlo ci basterà osservare la reliquia. Nel caso il cerchio vada verso il basso, partirà dal centro e si allargherà fino a superare tutta la piattaforma. Nel caso contrario, andando verso l'alto, ci indicherà che il cerchio di luce partirà dall'estremo esterno, per poi restringersi fino al centro. Questo cerchio di luce fa danni letali a chiunque lo tocchi e va assolutamente evitato. Si possono usare traslazioni, blink o teletrasporti, ma per tutte le classi che se la devono fare a piedi e non dispongono di queste tattiche avanzate, bisognerà predisporre per bene lo squarcio dimensionale. Una meccanica del boss che sceglie due membri del gruppo, i quali dopo qualche secondo depositeranno un portale dimensionale che teletrasporta dal punto A al punto B, o viceversa. Per utilizzarlo basterà camminarci dentro per ritrovarsi dall'altra parte, dovremo utilizzarlo il più possibile per evitare di essere uccisi dai cerchi di luce. È consueto posizionarne uno al centro ed uno ai lati della piattaforma, avanzando ogni volta che si riposizionano. Questo perché la piattaforma sarà sporca da trappola di stasi del continuum, ovvero delle trappole che, per l'appunto, intrappolano chiunque ci finisca dentro, costringendo il resto del gruppo a liberarlo prima della catastrofe. In eroico, tuttavia, le trappole non scompaiono ma si riarmano dopo 20 secondi. Questo fa sì che tutte le strategie di pulizia della piattaforma vadano a farsi friggere e la parte iniziale della piattaforma sarà troppo colma di queste trappole per poter restare a lungo nello stesso punto, costringendoci a spostarci man mano ed occupare tutto lo spazio disponibile. Potremo spostarci velocemente anche grazie al glifo del riposizionamento, la meccanica sui tank che li costringe ad allontanarsi dal gruppo, siccome quando esplode fa danno in base alla distanza su tutti i giocatori. Oltre a ciò raggruppa il raid nel punto in cui è esploso il tank, trascinando tutti nello stesso punto. Questo è anche un ottimo modo per attraversare in modo veloce i cerchi di luce generati dalla reliquia, siccome non moriremo attraversandoli in questo modo. Il tank inoltre riceverà più danni d'arcano per un minuto, il boss viene scambiato ad ogni bomba raggruppante. I giocatori dovranno essere pronti a dividersi appena raggruppati, perché di solito sussegue la nuova scintillante di ultraluce, una spell che colpisce tutti facendo danni e mettendo un dot lunghissimo e fortissimo se più giocatori sono vicini tra di loro. Inoltre bisognerà evitare raffica della cannoniera, una semplice bombardamento sul terreno visibile grazie a dei vortici marroncini, molto semplice ma fa un danno allucinante. Al 75% il boss entra nella fase 2, durante la quale diventa immune ai danni e arrivano dei rinforzi ad aiutarlo. Mi piace pensare che siano i nuovi amici che si è fatto a ingegneria. Durante questa fase la reliquia farà un danno ad area crescente ogni 2 secondi. È molto importante avere dei CD di cura assegnati per queste fasi, poiché il danno è molto alto. Mentre i curatori saranno occupati dalla reliquia, i tank e i DPS dovranno vedersela con l'accolito e gli scagliamagie. I secondi sono dei semplici scagnozzi che hanno una canalizzazione interrompibile che fa danno e rallenta, il quale va interrotto per poterli raggruppare al centro in modo semplice. L'accolito invece farà un cono d'arcano sui tank da evitare e aumenterà la sua energia finché è in vita. Arrivando al 100 di energia proverà a trasformarsi in un arconte tramite ascensione d'ultraluce e, qualora ci riuscisse, sarebbe wipe, poiché fa danno letale a tutti. Bisogna prenderlo di mira e ucciderlo velocemente prima che riesca ad usare questa sua abilità. Al 50% il boss entra di nuovo in questa fase, ma stavolta evoca due accoliti, i quali vanno entrambi focussati e distrutti prima che possano castare la loro abilità micidiale. Superata anche la seconda fase 2, il boss non avrà nuove abilità, ma farà il tutto più velocemente. Di solito è questo il momento in cui va tirato Hero o Bloodlust per cercare di finirlo, siccome sarà una fase molto frenetica in cui il tutto si sovrappone e soprattutto ci saranno due cerchi di luce alla volta, costringendoci a prendere il portale più volte di seguito. In questa parte ci viene molto comodo far superare a tutto il gruppo il secondo cerchio di luce utilizzando la detonazione raggruppante dei tank, che avviandosi prima attraverso il portale potrà posizionarsi già in un punto sicuro per tutto il gruppo, salvandoci dal nostro destino
destino infausto. Simox inizia già ad introdurre un po' di cose complicate, come è degno degli ingegneri. Il consiglio che posso darvi è quello di utilizzare la bomba sui tank in modo tale da semplificarvi la vita. Fateli esplodere lontani e cercate di far superare i cerchi di luce grazie al loro raggruppamento. Inoltre, utilizzate tutta la stanza a vostra disposizione, così non sarete costretti a combattere in una marea di trappole. Arrivate in fase finale, se il boss è abbastanza basso è uccidibile anche da metà raid, quindi non perdete la concentrazione se qualche casualità avviene, ma continuate a provarci fino alla fine. Qualora il video vi fosse piaciuto, vi sprono a mettere like e lasciare un commento. Inoltre vi ricordo che streamo raid mercoledì, giovedì, lunedì e martedì dalle 20.30 alle 23.30. La mattina e il pomeriggio potrete trovarmi a volte a fare mitiche o altre attività generali. Vi ringrazio per la visione e vi auguro una buona giornata!